Ciao a tutti, oggi faccio la recensione di un plugin che non utilizzo in realtà, però mi ha veramente creato curiosità. Sto parlando del Mercury 6 di Cherry Audio. Cherry Audio, che è una ditta che avevo già notato perché produce dei plugin veramente molto interessanti, tra l'altro di prezzo bassissimo, e repliche di sintetizzatori non così consueti, come per esempio Polymoog, come Arp Quadra, e come per esempio appunto il Mercury 6, che è la replica, o almeno questa è l'intenzione, del Jupiter 6 di Roland. Jupiter 6 che fu il fratellino minore, un po' sfortunatello, del celeberrimo Jupiter 8, famosissimo invece. Rispetto al fratello maggiore aveva 6 voci contro le 8 di polifonia del Jupiter 8, però presentava delle migliorie interessanti, come per esempio la presenza del MIDI, anche se diciamo il primo MIDI aveva un'uscita mono, anche questo era un limite, e purtroppo venne un attimino scalzato dall'uscita del DX7, che spostò così i gusti sonori da un'altra parte. Però poi venne un pochino recuperato nell'ambito della musica techno, dell'house, insomma alla fine ha avuto poi i suoi meriti. Ma se andate a vedere sulla pagina di Cherry Audio c'è anche una bella descrizione per tutti questi synth di storia, che a me affascina sempre molto, perché questi sono synth usciti quando io veramente avevo appena iniziato a mettere le mani su una tastiera, quindi non me li ricordo in realtà. Però veramente interessante. Ora, la domanda che uno si pone con questi prezzi così bassi, dice: ma dov'è la fregatura? In realtà, onestamente, la fregatura secondo me non c'è. Invece una politica, appunto, probabilmente per farsi conoscere. Tra l'altro, cosa interessante, probabilmente cosa che non sapevo, ma così andando a curiosare sul sito di Cherry Audio, appunto, possiamo scaricarci una versione demo di tutti i plugin, infatti me ne sono scaricati parecchi, che ci dura 30 giorni, che non è utilizzabile, siamo in contesti live o studio, perché ogni tot arriverà un rumore bianco a disturbarci, però ci dà veramente un'idea molto precisa delle possibilità di questo plugin. Prima di andare a vedere, però, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, aiutatemi a farlo crescere, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, mettere un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto, fare commenti, proposte e quant'altro. E poi vi ricordo il mio canale Patreon, dove potete sostenere il mio lavoro, dove potete avere in cambio trascrizioni, suoni, PDF, tutorial, veramente tante cose per il livello pro. Una volta al mese c'è una lezione online in diretta con me, si chiacchiera, si discute, si spiego delle cose, insomma si parla di musica, di suoni, di sintesi, tanta roba, quindi andate a vedere. E molti dei video che pubblico su Patreon non li vedrete mai su YouTube, quindi insomma voi sostenete il mio lavoro, ma io vi do delle cose in cambio, insomma. E c'è la possibilità anche di avere un contatto più diretto con me, quindi chiedermi video, richiesta, eccetera, eccetera. Mandatevi a fare un giro. Allora, andiamocelo a vedere. Eccoci qua, davanti appunto al plugin. Ecco, allora, sentiamoci qualche suono subito. Primissimo suono. Questo è bello, è un po' anni 80. Anche questo è decisamente anni 80. Ecco, questo è il rumore bianco di cui vi parlavo prima, che a volte può anche essere piacevole, però... Allora, qui abbiamo, se andiamo a vedere, abbiamo tutta la lista dei preset, abbiamo appunto tutto diviso per categorie, che so, sentiamoci qualche lead. Mica male, eh. Bello. Belli.
Abbiamo anche degli split, sentiamo qualcosa. Chiaramente possiamo decidere di bilanciare, quindi se questa mano, questa sinistra è troppo alta, appunto possiamo decidere appunto di alzare un pochino. Abbiamo tutta una bella sezione di effettistica, di distorsione, phaser, flanger, delay, riverbero, quindi tanta roba anche qua. Molto carino, eccolo qua, il nostro white noise. Beh, suona grosso, onestamente, suona bene. Suona decisamente bene. Sentiamo qualche pad. Belli, sono belli. Abbiamo l'aftertouch, questo non ve l'ho detto. È molto interessante questa cosa qua. Ecco, cosa particolare, diciamo l'impostazione spesso, cioè, su molti suoni, per esempio su questi pad è molto evidente, è fatto utilizzando dei layer, quindi un po' come se fossero due synth sovrapposti, appunto per chi conosce bene Omnisphere sa già cosa intendo, quindi praticamente noi è come se avessimo upper e lower, e quindi diciamo se dovessimo per esempio lavorare su un filtro, quindi se volessimo aprirlo su entrambe le parti dobbiamo spostarci in questo modo, appunto faremo tutti gli editing del caso, quindi un pochino da tenerne presente questa cosa qua, però indubbiamente la qualità è veramente notevole. Molto bello, sentite questo. Veramente belli. Sentiamo qualche effettino. Ce n'è, proviamo, non so, dei brass. Non so se hai sentito prima. Belli. Insomma, ce n'è tanti, adesso non so quanti siano, ma come se vedete appunto questa è la lista dei preset, vedete che ne abbiamo, ecco il nostro white noise, insomma veramente interessanti. Veramente molto molto interessante. Bene, allora ci sarà il boomer di turno che arriverà a dire non gli somiglia per niente alla Johnny Stecchino, ma in realtà invece secondo me il discorso per qualunque replica hardware o software, tra l'altro vi metto anche un link a un mio vecchio video dove parlavo appunto di hardware versus software, dobbiamo partire da un, per come la vedo io, da un presupposto. Qualunque
copia, imitazione che sia, se va bene assomiglierà molto all'originale, ma gli assomiglierà, sarà sempre in qualche modo inferiore. La domanda che ci dobbiamo fare è: ci serve? Suona bene? La usiamo? Ce ne facciamo qualcosa? Questa secondo me è la domanda da farci, e tenendo conto di tutta una serie di vantaggi, tipo, primo, il prezzo, il fatto che possiamo in un computer avere una quantità pazzesca di questi plugin, che abbiamo il MIDI, ma il MIDI di adesso, non quello dell'83 in questo caso qua. In alcuni plugin più vecchi, tra l'altro, non c'è neanche il MIDI, abbiamo le memorie, abbiamo l'effettistica on board, quindi abbiamo riverberi e quant'altro, abbiamo la stereofonia in questo caso qua. Abbiamo veramente tantissime cose, possiamo aprire il nostro computer e avere esattamente il suono che avevamo fatto il giorno prima, cosa che fatela con un analogico. Comunque gli strumenti vintage spesso hanno bisogno di mille manutenzioni, insomma. Ho fatto anche un video dove parlavo del vintage, della mia personale opinione sugli strumenti vintage. Poi è chiaro che l'emozione che ci dà uno strumento vintage quando ci mettiamo le mani sopra non ce n'è per nessuno. Ora però io credo che sia importante occuparci di fare musica e non cercarle da fuori le emozioni, ma tirarle fuori noi, da dentro di noi, non dagli altri strumenti. Cioè, quindi curare proprio più quello che facciamo. Questo è il mio modestissimo ed ignorante parere. Però vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questo video, e a presto. Ciao!